Fu tritta platea alla presentazione dei libri Eutanasia di un potere di Marco da Milano e DC, il partito che fece l'Italia di Giovanni Capo e Paolo Messa. L'iniziativa promossa dalla Fondazione Liberal si è svolta nella sede della biblioteca del Vescovado di Caserta. All'incontro introdotto dal coordinatore regionale dell'UDC Gianchiero Zinzi e moderato dalla professoressa Yolanda Capriglione hanno partecipato i giornalisti Gennaro Caravano della 7 e Luigi Ferraiuolo di TV2000. L'iniziativa si è conclusa con l'intervento del vicepresidente della Camera dei Deputati, Rocco Buttiglione. Grande partecipazione oggi pomeriggio a Caserta, grande partecipazione questa mattina a Napoli. La nostra idea di partito è quella di un partito in cui si discuta al proprio interno, si trattino temi che abbiano un interesse che vada al di là della politica. E tutto questo porterà a una partecipazione diversa da quello che evidentemente è stata negli ultimi anni. Questa è la nostra convinzione, stiamo provando ad alzare l'asticella dei contenuti. Si è discusso di temi molto elevati, dalla questione della rappresentanza, della credibilità delle istituzioni, la riforma elettorale. Buttiglione ha dato una linea molto chiara, serve in Italia la grande coalizione. Secondo lei ci sono le condizioni per poterlo fare? Beh, l'hanno dimostrato i fatti, lo dicevamo fin da 2 anni fa. E l'attualità dimostra che la necessità che aveva il Paese era unire le forze moderate, democratiche, italiane per tutelare il Paese da una crisi che incombe tutt'oggi, per cui all'indomani del prossimo voto io ritengo, e in questo l'analisi del Presidente Buttiglione è puntuale, ritengo che non possa che ripresentarsi lo stesso schema. L'UDC sul piano nazionale in forte crescita, il 6 e 7 maggio si andrà al voto per le comunali, secondo lei già dalle prossime consultazioni emergerà un quadro in cui l'UDC si proporrà come partito centrale nel panorama politico italiano? No, le amministrative sono un'altra storia, sono il risultato del lavoro di una classe dirigente sul territorio, per cui laddove avremo lavorato bene otterremo dei grandi risultati, laddove i risultati saranno diversi evidentemente avremo qualcosa da migliorare, ma non hanno un significato politico. Paolo Messa, la DC, il partito che fece l'Italia, un'Italia che c'è ancora o che bisogna ricostruire? È un'Italia oggi molto diversa di quella degli anni 40, ma oggi come allora c'è necessità di una ricostruzione economica, morale, civile e sociale. E quindi probabilmente quella lezione può essere per alcuni versi attuale, in un'Italia comunque notevolmente diversa da allora. In quest'Italia è possibile immaginare un partito come la Democrazia Cristiana? Beh, il pensiero è libero, quindi diciamo così, la libertà di ambire ad una formazione che possa rappresentare la maggioranza degli italiani è, come dire, un'ambizione legittima, giusta e per certi versi necessaria. Sarebbe un guaio se pensassimo che la politica non ha più nulla da offrirci. Io credo che non sia così. C'è molta sfiducia nell'opinione pubblica. Che tipo di riforma servirebbe per ridare credibilità alla politica? Bisogna saper governare bene, la cosa più importante è offrire risposte prospettive in una chiave non solo di rigore ma anche di crescita e in ogni caso avere un sistema di funzionamento delle istituzioni che sia più snello e che non sia onnivoro anche delle libertà dei cittadini. Si parla di Marco da Milano, eutanasia di un potere, chi è che ha staccato la spina al sistema Italia? Gli italiani, io non credo ai complotti, non credo al complotto dei giudici, non credo al complotto dei giornalisti, credo che c'era un sistema politico che non rappresentava più il paese, che aveva esaurito la sua funzione, che si era dimostrato sordo ai cambiamenti epocali di 20 anni fa e a un certo punto gli italiani hanno tolto il consenso. Il problema vero è che quei partiti non sono mai stati sostituiti e abbiamo 20 anni di buco, un buco colmato da Berlusconi che ha cercato di ereditare quel sistema di potere ma non di sostituirlo, non di cambiarlo, non di innovare e se ha innovato in peggio e noi 20 anni dopo ci ritroviamo con lo stesso problema di allora. Come si esce da questa situazione?
si esce ricostruendo un sistema politico degno di questo nome. Noi abbiamo avuto il modello dei partiti di massa della Prima Repubblica che è finito, abbiamo avuto il modello dei partiti personali della Seconda Repubblica molto legati appunto al modello berlusconiano. Dobbiamo costruire un modello in cui i partiti rappresentino la società, le sue istanze e non siano un circolo autoreferenziale, perché sono venute meno le grandi identità e oggi i partiti rischiano di essere quello che vediamo, cioè delle macchine che producono posti, che producono potere, ma che non producono politica. Quindi serve un sistema che torni a produrre politica. Il governo Monti è stato fin dall'inizio caldeggiato dal PD. Alla luce dei fatti, non sembra Monti un po' un Berlusconi, speculare a Berlusconi, slogan, attacchi alla politica? Che giudizio dai di questo? Monti è un personaggio diametralmente opposto a Berlusconi, però effettivamente nelle ultime settimane soprattutto si è molto lasciato andare a fetti annuncio e ha una certa considerazione di sé e del suo ruolo piuttosto alta, diciamo, quindi con una certa mancanza di umiltà che invece aveva caratterizzato i primi passi. Ma il problema non è Monti, il problema è che questi partiti, se pensano di lasciare tutto così com'è, che chiusa la parentesi Monti tornano loro, non hanno capito niente. E certo Monti al tempo stesso non può pensare che i partiti non provino a cambiare qualcosa per poi poter magari restare lui ancora 5 anni. Direi che sono due considerazioni di se stessi che non hanno ragione d'essere, perché invece il problema in tutta evidenza è superare la debolezza della politica e superare la fase di governo tecnico, che è una fase di emergenza. Grande coalizione, credibilità delle istituzioni. Presidente, lei ha sempre sostenuto che il problema in Italia non è il bipolarismo, ma da mettere in condizione lo Stato di avere un buon governo. Il bipolarismo non è un valore in se stesso, serve per il buon governo. E allora facciamo una riforma che, quando ci sono condizioni normali, ci consenta l'alternanza di due coalizioni, ma quando c'è bisogno di fare una grande coalizione, perché c'è bisogno dell'unità di tutti gli italiani, ci consente di fare la grande coalizione e di realizzare l'unità di tutti gli italiani. Ci sono queste condizioni per raggiungere questo obiettivo che lei indica? Noi abbiamo dovuto fare di fatto una grande coalizione, anche se il sistema era contro l'idea di grande coalizione, perché altrimenti saremmo andati in rovina, peggio della Grecia, perché la Grecia l'Europa la può salvare, l'Italia è troppo grande per essere salvata. Ci dobbiamo salvare da noi, con la nostra disciplina, con il nostro rigore, con il nostro coraggio, con la nostra voglia di lavorare, con la nostra voglia di fare insieme, con la nostra capacità di essere solidari gli uni con gli altri. Noi abbiamo bisogno, per una fase, di un governo di grande coalizione. Monti ultimamente sembra invece percorrere più una strada solitaria, anche con un attacco alla politica. No, non credo che Monti attacchi la politica. Monti è stata la situazione di emergenza di un sistema il quale aveva pensato che la politica fosse sovrana, onnipotente. La politica non è onnipotente, non è sovrana sopra la logica, non è sovrana sopra la matematica, non è sovrana sopra le leggi dell'etica o dell'economia. E allora una politica che pensava di essere onnipotente è stata castigata dalla necessità di fare ricorso a un tecnico. Nel futuro, dopo la fine di questa legislatura, nella prossima legislatura, cerchiamo di avere un governo fatto da politici legittimati dal voto popolare, che però siano anche tecnici, cioè che capiscano quello che fanno.